Grazie. Spero meno, scusatemi se leggerò, ma proprio per risparmiare il tempo. Il patrimonio librario italiano è tra i più preziosi al mondo e tra i più grandi. È immenso. Laddove per biblioteca si intende una istituzione che da secoli rappresenta uno dei canali per la vera crescita culturale, quella fatta di studio e di conoscenza, la biblioteca pubblica aperta a tutti nasce in Italia nel XV secolo, con la Biblioteca Malatestiana di Cesena, la prima biblioteca civica d'Italia, d'Europa e del mondo. Non stupirà quindi sapere che se con il nome di Biblioteca Nazionale nel resto d'Europa si fa riferimento a un solo istituto di una sola città, normalmente la capitale, in Italia le biblioteche che possono fregiarsi del titolo di Biblioteca Nazionale sono ben 9. Oltre le 9 biblioteche nazionali abbiamo 50 biblioteche statali e anche se non si contano le 15.000, le 12.000 biblioteche scolastiche e parrocchiali, le biblioteche pubbliche italiane sono più di 15.000, a cui vanno aggiunte le biblioteche degli istituti di ricerca, degli enti culturali e quelle specializzate. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, siglato in ICU, nasce nel 75, 1975, insieme al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, odierno MIBACT, con il compito di individuare e segnalare tutti i libri posseduti dalle biblioteche italiane, a partire dalle più grandi e più rappresentative. E se i cataloghi bibliotecari cominciano a essere messi in rete a disposizione degli utenti negli Stati Uniti dagli anni 80 del secolo scorso, in Italia nasce l'SBN nel 1986, la rete informatizzata di servizi bibliografici nazionali coordinata dall'ICU. Quello delle biblioteche è stato infatti il primo settore disciplinare dei beni culturali a promuovere il ricorso alle nuove tecnologie e il primo a ritagliarsi un posto di grande prestigio nel mondo digitale, nel quale l'ICU ha rappresentato così il ruolo di capofila. È dal 1993, infatti, che l'ICU mette in rete col Servizio Bibliotecario Nazionale i dati relativi alle decine di migliaia di biblioteche che abbiamo prima citate. Svolge un'attività di catalogazione, coordina e cura l'elaborazione delle normative nel Servizio Bibliotecario Nazionale, diffondendo gli standard descrittivi, fornisce indicazioni operative di intervento sui dati, indirizza, produce e diffonde le norme per la catalogazione. E sto tagliando molto, produce linee guida per la digitalizzazione e l'utilizzo di metadati nell'ambito del patrimonio digitale, svolge funzione di coordinamento dei progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione a lungo termine. La sede dell'ICU fu molto appropriatamente ubicata all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Vittorio Emanuele II, dove ha fin ad oggi gestito la mole di lavoro appena descritta. Ma da tempo l'ICU soffre di una crisi organizzativa causata dalla riduzione del personale al 50% della pianta organica, ragione per cui alcuni degli spazi della sua sede sono rimasti vuoti. È quindi con sconcerto che abbiamo appreso la notizia che il MIBACT, invece che provvedere con più appropriati provvedimenti a supporto dell'istituto, abbia invece deciso di occupare più della metà delle stanze dell'ICU vuote di addetti, ma non di materiali o di strumentazione, con l'organico di una nuova direzione, niente meno quella degli uffici della neonata Direzione Generale del Turismo. La convivenza forzata tra queste due direzioni che nulla hanno in comune non porterà alcun giovamento a nessuna delle due. Anzi, come è detto nella mozione, il provvedimento comporterà l'interruzione di un'attività imprescindibile per la ricerca nazionale e internazionale con grandissimo nocumento per la cultura. Ed è proprio questo momento di grande emergenza che certo non poteva essere immaginata nel momento in cui presentai la mozione, ha fatto capire anche ai più ignari quanto l'attività in rete sia fondamentale per il proseguio della convivenza civile, dove per civile intendo civica,
cioè l'esercizio di cittadinanza democratica, per la quale è indispensabile la diffusione e la condivisione del sapere, della conoscenza e dell'informazione. L'ICU, di fronte a questa emergenza, ha dato una pronta risposta, ha reso disponibile altri 2 milioni di risorse digitali gratuite presenti nei 18 milioni di record bibliografici esistenti, tramite un link raggiungibile dalla homepage del catalogo dell'SBN OPAC. Oggi dunque, se è vero come è vero che l'ICU, come dico nella mozione, garantisce la rete di conoscenza e di condivisione del sapere, non si può non convenire che il provvedimento annunciato comporta una mortificazione dell'ICU, e ciò in un momento storico in cui si palesa necessaria la fruizione dei dati online e l'interconnessione, modalità di cui la collettività moderna non può fare a meno e di cui perciò un paese civile non può essere privato, soprattutto un paese come l'Italia, la cui Costituzione all'articolo 9 prevede che il patrimonio culturale sia finalizzato non all'aumento del reddito economico, ma all'aumento del reddito di conoscenza, ricerca, identità e spirito civico. È per questo quindi che nella mozione si chiede che il ministro, che la sindaca e la giunta sollecitino il ministro Franceschini a recedere dall'operazione di riduzione degli spazi e dei materiali e di quanto è necessario alla prosecuzione dell'attività dell'ICU, prestigiosa istituzione con sede a Roma, che garantisce la rete di conoscenza e di condivisione del sapere, e perché anzi rilanci l'attività dell'ICU come imprescindibile per ogni attività di ricerca di un paese moderno, a partire da una integrazione della sua pianta organica. È per questo che chiedo all'Aula di votare per questa mozione positivamente. Grazie.